Buonasera a tutti, diamo il benvenuto anche agli ultimi che stanno arrivando e veramente grazie per essere presenti così numerosi in questa serata nella quale vogliamo farci accompagnare da Dante alla scoperta di quella che è una profezia di speranza. E ad accompagnarci saranno il nostro vescovo, il cardinale Oscar Cantoni e il professor Franco Nembrini, che si definisce esperto di Dante nel senso di persona che ha fatto esperienza concreta di questo che è un capolavoro della letteratura universale. Ecco, questa sera però non vogliamo fermarci sugli aspetti letterari, stilistici, poetici, ma vedremo in che modo tutto questo è funzionale a qualcosa di molto più importante, ovvero un viaggio all'interno di noi stessi. Questa è una serata che introduce ad un evento ancora più grande e che da lunedì 9 ottobre sarà visitabile negli spazi di San Pietro in Atrio messi a disposizione dal Comune di Como. Quindi una mostra che vedrà negli studenti delle scuole della città e del territorio i primi fruitori, ma soprattutto degli speciali ciceroni. Alessandro D'Avenia, nell'introduzione al commento della Divina Commedia a firma del professor Nembrini, ci invita non tanto a leggere Dante quanto a farci leggere da Dante, che era un uomo dall'animo inquieto, che si è fatto coinvolgere dalla vita e ha sempre preso posizione fino a pagare con l'esilio. È insomma un uomo che si è messo in gioco in prima persona. E lo ha fatto con estrema intelligenza, sicuramente grazie al suo genio inarrivabile. La sua è stata però una vita incarnata nella quotidianità, caratterizzata anche da una grande modernità, altrimenti non saremmo ancora qui questa sera a parlarne. Basti pensare anche a quel dolce stil novo che, oltre a tracciare un solco nuovo per la lingua italiana, ha messo al centro, per esempio, la valorizzazione della figura femminile, qualcosa che a distanza di oltre 700 anni ancora stiamo cercando di realizzare. Quindi grazie per aver scelto di dedicare parte di questo nostro tempo così prezioso, perché siamo sempre troppo affannati, per fermarci ad ascoltare che cosa la commedia di Dante sa dire noi, uomini e donne degli anni 2000. Grazie alla Basilica Cattedrale che, ospitando questo momento, senza dubbio esalta ancora di più i contenuti che andremo ad ascoltare, e grazie a tutte le autorità che sono intervenute questa sera. Una serata però che nasce dall'intuizione della Compagnia delle Opere di Como, che a partire da una propria iniziativa ha deciso di condividerla con la città e il territorio di Como, perché le cose belle lo sono ancora di più proprio se condivise. Quindi invito il presidente della CDO di Como, Marco Mazzone, a portarci il suo saluto e a spiegarci il perché di questa serata. Buonasera a tutti. Saluto Sua Eminenza, saluto il nostro caro professor Nembrini, appunto saluto tutte le autorità presenti, in particolare Sua Eccellenza il Prefetto, il Questore di Como, il Presidente della Provincia di Como Bongiasca, saluto l'Assessore alla Cultura Enrico Colombo e l'Avvocato Ansaldo, Presidente del Consiglio Comunale. Quindi un grazie al Comune di Como che ci ha permesso di realizzare questa mostra, grazie alla diocesi che appunto insieme al Comune di Como ci ha permesso di realizzare questa mostra, e ringrazio il capitolo della cattedrale che ci ospita qui stasera. Per me è davvero un'emozione grande essere qui in questa stupenda cattedrale. Presentare questo evento per noi è davvero significativo. Ma perché siamo qui stasera? Tutto è partito durante il periodo buio della pandemia. Ci siamo trovati con i nostri imprenditori, con una grande domanda di senso. Ci siamo affidati alla competenza e all'amicizia di Franco Nembrini, con cui abbiamo costruito un percorso di lettura della Divina Commedia, che ha coinvolto 60 imprenditori per quasi 3 anni. Il professor Nembrini ci ha preso per mano, ci ha portati a scoprire come Dante e la sua commedia parlino al cuore dell'uomo, nella sua vita reale, concreta, come quella del fare impresa,
e del lavoro quotidiano. Alla fine del percorso ci ha anche raccontato di un suo progetto, la mostra Il mio inferno, Dante, profeta di speranza, invitandoci a Verona, dove è stata inaugurata. Il grande valore educativo del progetto della mostra non poteva lasciarci indifferenti, proprio per l'origine, lo scopo della nostra associazione. A questo proposito ci è venuto in mente quello che ci ha detto lei, Eminenza, quando ci siamo incontrati, non so se lo ricorda, come i suoi giovani hanno bisogno di luce. Per questo, e come spesso accade in CDO, quando un criterio ideale diventa un'amicizia operativa, le cose prendono forma e così fin da subito si sono appassionati una scuola del territorio, l'Istituto Santa Maria Assunta di Villa Guardia, che ringrazio, dove sono stati fatti 4 incontri sulla Divina Commedia e hanno partecipato 400 persone. E lì abbiamo scoperto che Dante, non autore difficile, riservato ai letterati, ma è uno di noi. Da qui alcuni associati, alcuni amici si sono messi in gioco a partire dalla creazione di una rete di scuole nella nostra città, una cosa mai vista, fino alla cura, l'allestimento della mostra, per poi arrivare a questa serata che condividiamo con voi, con la speranza di trasmettere lo stesso entusiasmo, la stessa passione educativa che porta con sé questa esperienza. Grazie, grazie a tutti. Prima abbiamo detto che Dante si è incarnato pienamente nella sua quotidianità e abbiamo usato questo termine non a caso, perché, come ci ricorda Papa Francesco, che ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri ha dedicato una lettera apostolica alla Candor Lucis Eternae, splendore della luce eterna, ecco, il sommo poeta trovò proprio nel verbo incarnato la sua fonte di ispirazione, che lo ha trasformato in profeta di speranza e testimone della sete di infinito insita nel cuore dell'uomo. Di Dante hanno parlato tanti pontefici, Papa Benedetto XV, Papa Leone XIII, San Pio X gli dedicò un'enciclica in cui analizzava proprio i diversi piani della commedia, portandolo anche poi in quello che era il vissuto del contesto ecclesiale, e poi ancora San Paolo VI, che addirittura volle regalare ai padri conciliari, al termine dei lavori del Concilio Vaticano II, un'edizione artistica della Divina Commedia, e poi ancora San Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI. La commedia dunque la possiamo leggere anche come un pellegrinaggio che ci accompagna al divino, un itinerario in cui la parola ci trasforma e ci apre alla speranza. Chiediamo dunque al nostro vescovo, il cardinale Oscar Cantoni, di condividere il suo pensiero, la sua riflessione su Dante, sulla sua profezia e sul valore della parola. In questo luogo, che è tanto significativo perché qui viene proclamata la parola con la P maiuscola, e poiché visto che la cattedrale è la chiesa madre della diocesi, è anche il luogo dove troviamo la cattedra da cui il vescovo fonde il suo magistero. Buonasera a tutti. Sono molto lieto questa sera di dare il benvenuto a tutti voi in questa splendida cornice offerta dalla nostra cattedrale, come già stato detto, che ha in comune con la Commedia di Dante lo scopo di celebrare la bellezza più alta, quella che con il suo fascino e il suo ordine non si distingue dalla verità. Saluto particolare e colmo di gratitudine lo rivolgo al professor Franco Nembrini, che, come ha più volte confessato egli stesso, si appassionò a Dante a 12 anni mentre trasportava casse di bottiglie di vino lungo le strade di una cantina. Fu allora che venne folgorato
da un verso della commedia e proverai come duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. Da quel giorno la sua passione per Dante è cresciuta continuamente, diventando contagiosa. In questi anni il professor Nembrini ci ha insegnato a leggere la commedia a partire dalla categoria antropologica fondamentale del desiderio. Vivere all'altezza del proprio desiderio e della propria dignità è in fondo la vera sfida che guida l'articolato intreccio dei versi danteschi. E questo, in effetti, è il caso serio della vita. La vita, quella di tutti, non solo quella dei credenti, è abitata, fin dal suo apparire, dal desiderio. Per questo è sempre in movimento e in tensione. E il desiderio funziona in questo modo. È sempre più grande delle singole cose sulle quali di volta in volta si appunta. È sempre più grande di tutto quello che può scorgere e trovare. Se siamo leali con noi stessi, prima ancora che con gli altri, non possiamo nascondere questa tensione originaria. E qui credo che si innesca il valore pedagogico ed educativo della commedia, nella quale Dante, fin dai primi versi dell'Inferno, accompagna il lettore a lasciarsi prendere per mano per intraprendere con lui un avventuroso viaggio, quello che dalla selva selvaggia e aspra e forte lo conduce fino alla contemplazione di Dio, che con il suo amore muove il sole e le altre stelle. Questo desiderio di bene che ci spinge ogni giorno a lasciare le tenebre che ci avvinghiano per cercare la luce e l'aria respirabile è il vero motore che spinge la libertà. C'è però un altro elemento che non ci deve sfuggire. Il cammino di Dante dall'inferno al paradiso non è un puro vedere, è insieme anche un cambiare, a immagine di quel bene che attraverso la mediazione di Virgilio, di Beatrice e di Bernardo gli si è fatto incontro. E questo anche il principio fondamentale di ogni opera educativa. Non c'è prima l'imperativo di un dovere morale, ma la contemplazione di una bellezza che gratuitamente rapisce e attira a sé, fino a suscitare la domanda: non è forse bene che anch'io viva di questa bellezza? Anche Papa Francesco, come è stato già annunciato, nella lettera apostolica in occasione del 700° anniversario della morte di Dante, ha potuto scrivere che Dante, riflettendo profondamente sulla sua personale situazione di esilio, di incertezza radicale, di fragilità, di mobilità continua, la trasforma sublimandola in un paradigma della condizione umana, la quale si presenta come un cammino interiore prima che esteriore, che mai si arresta finché non giunge alla meta. Ci imbattiamo così in due temi fondamentali di tutta l'opera dantesca: il punto di partenza di ogni itinerario esistenziale, il desiderio, insito nell'animo umano, è il punto di arrivo, la felicità, data dalla visione dell'amore che è Dio. E ancora, il poeta,
partendo dalla propria condizione personale, si fa così interprete del desiderio di ogni essere umano di proseguire il cammino finché non sia raggiunto l'approdo finale, non si sia trovata tutta la risposta ai perché dell'esistenza, finché, come si affermava già Sant'Agostino, il cuore non trovi riposo e pace in Dio. In questo frangente storico, segnato dal venir meno non solo del divino, ma perfino dell'umano, e nel quale le sorgenti della speranza sembrano essersi prosciugate, abbiamo bisogno di riscoprire quella bellezza più alta che è capace di decifrare il nostro desiderio. Ne siamo grati, professor Nembrini, se ci aiuterà questa sera a indagare le profondità del desiderio umano per scoprire che in ogni uomo, anche il più abietto, c'è sempre una scintilla di desiderio che anela a una pienezza di vita. Grazie. Ringraziamo allora il nostro Vescovo per queste sue riflessioni così profonde, e quindi adesso abbiamo veramente questo desiderio di farci accompagnare alla scoperta di Dante. Ancora una volta vi ricordo che questo è un primo passo di un progetto molto più ampio che comprende la mostra in San Pietro in Atrio, in un progetto nato un anno e mezzo fa a Verona e che in questi mesi ha già coinvolto migliaia di visitatori, ha toccato i 4 continenti ed è già stato ospitato in una 50ina di città italiane e una 30ina di nazioni in tutto il mondo. È una mostra davvero molto bella, coinvolgente, con le illustrazioni di un grande artista, Gabriele Dell'Otto. Adesso però noi chiamiamo il professor Franco Nembrini, che è docente, scrittore, pedagogo. Lo conosciamo per la sua passione come educatore, inteso proprio come colui che vuole condurre fuori, plasmare il bello che c'è in ciascuno. Ecco, so che fra i molti tratti che potremmo indicare della sua biografia ce n'è uno a cui lei tiene molto, ovvero l'essere figlio. E in quanto figlio, persona amata, ed è proprio da questa consapevolezza che nasce la passione educativa per l'altro. Per cui ora io mi taccio per lasciare a lei il ruolo di Virgilio per accompagnare noi che questa sera vogliamo essere tutti un po' Dante. Grazie. Bene, buonasera. Come potete immaginare, sto male, perché l'attesa mi sembra così alta che è impossibile essere adeguati alle parole eccessive che sono state dette di me e di quel che faccio, però di solito mi salva Dante, che invece vale la pena ascoltare e seguire. Io ringrazio gli amici della Compagnia delle Opere, Sua Eminenza, le personalità presenti, ma soprattutto tutta questa gente e i tanti ragazzi che intravedo, perché da una parte perché vuol dire che c'è questa attesa di bene di cui ha parlato Sua Eminenza è vera, come dirò adesso. Ed è vero anche che c'è una capacità di sacrificio ancora nei nostri ragazzi, nei nostri figli, che forse va valorizzata di più, riconosciuta di più, e adesso vi racconterò in che senso mi permetto di fare questo richiamo. Non sapendo bene da che parte prenderla, perché sapete, in un'ora parlare di Dante sembra facile, ma è un'impresa, ti vengono in mente tante cose. Alla fine abbiamo concordato con gli organizzatori che mi sarei limitato a raccontare la storia
del mio rapporto con Dante e di come incredibilmente questa storia mi fa essere qui stasera in un ambiente così prestigioso, con una responsabilità tremenda, e ha fatto accadere in questa storia tante cose impreviste e imprevedibili. Vorrei che capiste questo, sono a disagio perché quel che devo raccontare è più grande di me. Cioè mi sento come se fossi lì tra voi a ascoltare la storia incredibile di Dante che incontra l'uomo di oggi. E mentre ve la racconto la sto ascoltando, perché niente di quello che mi è accaduto poteva fare immaginare, niente di quel che ero quando ho cominciato avrebbe fatto pensare a risultati come quelli a cui siamo arrivati insieme agli amici. E per questo forse vale proprio la pena partire da qui, da questo racconto di questa storia. È cominciata, proprio come ricordava Sua Eminenza, tra i banchi di scuola in prima media. Ma per motivare adeguatamente questa scelta, vorrei cominciare leggendovi due lettere che ho ricevuto recentemente, perché mi sembra facciano capire bene cosa sta succedendo. Quando vi dico che io sono il primo a essere stupito, meravigliato di quello che sta accadendo, lo dico per davvero. È una cosa più grande di me, di tutto quel che posso averci messo di mio, più grande. Due lettere tra le centinaia che ricevo, ormai sono tantissime, prima o poi forse varrà la pena pubblicarle, perché alcune sono delle vere testimonianze di vita impressionanti. Ne ho scelte due da cui partire stasera con voi, molto diverse tra loro, ma che appunto danno uno spaccato di cosa può dire Dante all'uomo d'oggi, alle nostre domande e ai nostri problemi. Una l'ho ricevuta proprio due mesi fa, è la lettera di un tizio. Arriva questa mail e vedo nell'oggetto della mail c'è scritto "per carità". Mi è sembrata strana, non sempre riesco a leggerle tutte, però mi ha incuriosito questo oggetto della mail, "per carità". E allora me la sono letta e mi ha travolto. Poi vi dico come sta andando avanti la cosa, perché è veramente interessante. "Salve e buongiorno professore, mi auguro di trovarla in perfetta salute e che la felicità le sia compagna. Mi scusi se la disturbo, eccetera. Mi chiamo Giacomo, ho 57 anni, 3 figli, lavoro per una cooperativa. Sono appassionato, da quando ne ho ricordo, di Dante e della commedia. Sono stato per quasi tutta la vita un non credente, o almeno non ho mai creduto nel Dio biblico né in Cristo come suo figlio. Ho letto la Bibbia e i Vangeli più volte, ma temo di non averli capiti perché non ci ho trovato nulla che mi abbia avvicinato a Dio." Nenza mi guarda male magari, ma è interessantissimo, no? "Per anni mi sono interessato ai vari messaggi esoterici della Divina Commedia", dice che rifiutava ogni interpretazione della Commedia che facesse riferimento al cattolicesimo. Come si faccia a leggere la Divina Commedia che parla di inferno, purgatorio e paradiso evitando i riferimenti al cattolicesimo? Resta un mistero, ma dice che faceva così. "Provavo quasi un senso di fastidio alla sola parola cattolico. Quindi quando qualche anno addietro è uscita la sua interpretazione della Commedia per la Mondadori, dopo una breve indagine sulla sua persona, cioè su di me, mi rifiutai di acquistarla." Molto coerente. "Mi rifiutai di acquistarla e con un certo rammarico, perché era oggettivamente una pregevole edizione
arricchita dai magnifici dipinti del grande Dell'Otto. Poi vi dico chi è e perché lo citiamo. Ma un apparato critico da parte di un professore non solo cattolico, ma addirittura di Comunione e Liberazione, questo no, non era neanche concepibile. CL è da sempre il nemico. Non sapevo neanche bene il perché di questa inimicizia scontata. Diciamo che era così e basta, in molti ambienti culturali, anche cattolici. Ma negli ultimi mesi, senza un motivo apparente, qualcosa è cambiato, anzi sta cambiando. C'è qualcosa che mi manca. Quando 15 anni fa mi hanno diagnosticato la sclerosi multipla, non ho sentito nessun bisogno, non ho cercato un rifugio nella religione. Non solo, in questo stesso periodo ho affrontato due tumori senza sentire mai questa necessità. E anche la morte di un fratello, tra pochi giorni saranno 6 anni. E contestualmente ho affrontato difficoltà pesanti, ho dovuto vendere la casa e chiudere l'attività. È vero, mi sono interessato come molti alle filosofie orientali, al buddismo in particolare, ma solo perché è una religione non religiosa, se mi passa il termine, dove tutto inizia e finisce con l'uomo. Ma proprio adesso che la mia situazione è più stabile, proprio adesso si presenta questo grande vuoto, come un buco nello stomaco. E così mi rivuto a capofitto nella commedia, in modo quasi maniacale. E nella commedia, invece, mi pare di scorgere a 57 anni il divino. Non l'ho chiesto, non l'ho cercato, non l'ho desiderato, ma temo di essere stato avvistato. È la definizione più bella della fede, più poetica che ho mai letto. Temo di essere stato avvistato. Mi ha scoperto con le mani nella marmellata. Non ho fatto tempo a tirarmi indietro e adesso non riesco a smettere di pensarci. Quindi mi sono visto tutti i video, ho comprato la sua Divina Commedia, ma ho un po' paura. Ho un po' paura perché avrei bisogno di parlare con qualcuno di questa mia nuova situazione, ma conosco solo laici, atei, come e peggio di me. Non riesco a capacitarmene perché è successa una cosa incredibile, ho pianto per Dante, ho pianto grazie a Dante. Non piangevo da 6 anni, dalla morte di mio fratello. E prima di allora ho pianto solo quando morì mio padre, più di 40 anni fa. Che cosa mi sta accadendo? Si avvicina forse la morte? Non lo so. Sono abituato a non sapere come mi sveglierò la mattina, sapete, sono conseguenze della malattia della sclerosi, se ci vedrò ancora, se camminerò ancora, se una di queste TAC semestrali sarà quella di condanna. Questo però lo conosco e lo affronto ogni giorno. È questo nuovo sentimento che urge in me che vorrei conoscere, perché anch'esso non lo conosco e per questo le scrivo. Cosa mi aspetto? Nulla. Magari che legga questa mia lettera e possa avere per me un po' di carità e che qualcuno mi spiegasse cosa è veramente questa carità, che anch'essa non conosco, ma che in qualche modo riempie, almeno in parte, il vuoto che sento e che vorrei prendesse il posto di tutti gli errori, di tutte le assenze, di tutti quei peccati di incontinenza e di frode che so di avere commesso e anche di quelli di cui non ho avuto consapevolezza che forse hanno fatto anche più male, hanno generato ancora più dolore. La ringrazio se userà una parte del suo tempo per leggere questo mio scritto senza capo né coda.
e perché mi ha insegnato più lei in un mese di letture e di ascolti, cioè d'arte, non io, più lei in un mese di letture e di ascolti che non innumerevoli anni in cui ho cercato, come Ulisse, di fare da solo, con grande simpatia e gratitudine. Io, potete immaginare quando uno legge lettere così, che un uomo di 57 anni, mai andato in chiesa, che, siccome sono andato immediatamente a conoscerlo, cosa dovevo fare? Lasciarlo lì così. Sono andato immediatamente in centro Italia a conoscerlo, mi ha raccontato un po' la sua storia, si è perfino fatto, non sapevo che si potesse, sbattezzare. Ha fatto domanda, non so a chi, e ho ottenuto una sorta di cancellazione, un apostata dichiarato, che adesso avrà dei problemi a rientrare, vuole rientrare, avrà dei problemi. Sono corso a trovarlo e gli ho detto: cerchi qualcuno con cui parlare. L'hai trovato? Eccomi, vengo subito a trovarti, perché vorrei essere come te. Vorrei avere questa chiarezza di desiderio, vorrei avere questa lealtà con la mia storia, con la mia persona, con i miei figli, con i miei amici, la lealtà che hai tu di fronte ai tuoi 57 anni senza mai cacciare la testa in chiesa, anzi rifiutando il cristianesimo fino a chiedere di essere sbattezzato, ma che uno possa sentire il divino che lo avvista leggendo la Divina Commedia, è una roba, ma vi ripeto, sono decine e decine le lettere di questa natura che ricevo, così come sono veramente tante le lettere di questo tono, è breve, che ho ricevuto da un ragazzo di 18 anni, uno studente di una grande città lontana da qui, che mi cercava via mail, sono il tale, ho bisogno di parlarle, ho bisogno di incontrarla, solo che non riesci a stare dietro a tutti, insomma si fa quel che si può, e io gli davo un po' da... finché questo insiste, gli dico dai, fa che ci troviamo, visto che bazzichi in Milano, io spesso sono, ci troviamo a Milano, e va bene, vado a Milano, dobbiamo vederci dopo di lì a mezz'ora, sto recandomi al posto dell'appuntamento, mi manda un messaggio, non posso più incontrarla. Sono anche un po' girati 5 minuti e ho detto va bene, se hai da fare devo correre via. Ci rivedremo un'altra volta, ci siamo rivisti un mese dopo. Nel messaggio mi diceva devo correre via, devo correre in ospedale. Allora, quando ci siamo rivisti un mese dopo, gli ho detto, ma cos'è successo un mese fa quando ci dovevamo vedere? Perché non hai potuto venire? E mi racconta che quel giorno, quel mattino, alla fine di quella mattinata, un suo compagno di classe, quindi un suo compagno di classe ha tentato il suicidio seriamente, gettandosi dal balcone di casa. E Dio solo sa quanti sono. Noi no, perché non ce lo dicono, e forse fanno bene perché saremmo presi dal panico, però un pensiero genitori, chiesa e politica lo dovrebbero fare. Un amico che lui ha corso immediatamente a trovare in ospedale, che sapeva che era stato ricoverato. Il tentativo di suicidio era serio, però realizzato malamente, il compagno era ancora lucido e insomma adesso sta bene. Va lì, si sente dire dal compagno, guarda che cosa fai qui, non mi aspettavo che proprio tu venissi a trovarmi, e mi dice, io ho provato a spiegargli il perché, però non sono riuscito, allora alla sera, arrivato a casa, gli ho scritto una lettera e me la legge, e io gli ho chiesto la carità di farmene avere una copia perché potessi leggerla in serate come questa. Sono poche righe, 18 anni. Caro amico, ti scrivo queste righe perché quello che è successo mi ha interrogato molto e voglio scriverti poche parole di affetto. Pensiamo
parola per parola, perché è facile scivolare via su queste cose, invece bisogna fermarsi e guardarle, perché che un ragazzo di 18 anni di fronte a un fatto così la prima cosa senta di essere interrogato, cioè gli fa problema, non se la lascia passare addosso, vabbè è successo, succede, come spesso facciamo noi adulti. Mi ha interrogato molto. Vedere il tuo banco vuoto la mattina per me non è facile, mi crea un senso di vuoto e di tristezza, ma di fronte a te e a questa situazione ho una responsabilità: esserti davvero amico, cioè compagno di strada. Mi hai chiesto come mai fossi venuto a trovarti nonostante che non siamo grandi amici. Ho pensato a una risposta che mi è venuta così: se sono in grado di esserti vicino è perché un amore verso la mia vita mi guida. E poi incredibilmente dice: parte da una ragazza. Più dantesco di così non poteva essere, no? Parte da una ragazza, ma arriva a tutte le cose, la scuola, la famiglia, e arriva anche fino a te. Io ero lì non perché tu mi abbia trattato particolarmente bene o sia stato particolarmente buono, ma perché mi sei affidato. Scusate, oggi, con tutto il male che diciamo di questi ragazzi e dei nostri figli, sentir dire a un ragazzo di 18 anni che sente affidato alla sua responsabilità un compagno di classe, ma è una roba da non credere, una roba da buttarsi in ginocchio per imparare a rispondere alla realtà come lui. Fa fatica a farlo capire ai genitori. Mi sei stato affidato e davvero sento nel cuore una forte spinta che parte da qui: tu mi sei affidato. Capisco che in questo momento tu possa non sentirti perfetto, anzi a disagio con la vita. Anche io ho provato ad essere perfetto. La performance con cui assilliamo i nostri figli a casa, a scuola e forse anche in parrocchia. Lo dico a bassa voce, però vediamo che non senta. Come fidanzato, come figlio, come fratello ho provato ad essere perfetto. Ti svelo una cosa: non è possibile. Quello che mi ha cambiato la vita non è essere riuscito a diventare perfetto, ma sentire qualcuno che va oltre i miei difetti, che vede in me più di quel che vedo io. Anche io ho sofferto, anche io sono finito su un balcone a pensare cosa ci facessi nel mondo e se avesse senso. Oggi ti dico che non mi sono salvato perché sono diventato più buono, ma perché ho riconosciuto di essere già salvo, anche se sono un pirla. Uno che fa fatica a capire 8x8 deve avere un po' di discalculie, quelle cose che se non ce le hai non sei nessuno, deve avere almeno 2 o 3 disc qualcosa, no? Abbiamo la stessa domanda di senso sulla vita, perché richiamava prima su Eminenza il desiderio, e io ho trovato per me una ipotesi di risposta, non una risposta ideologica, un'ipotesi, andare a vedere se è vero. Che uno a 18 anni abbia il gusto di andare a vedere se è vero, mi entusiasma. Uno 2000 anni fa ha detto che la morte non è la fine, che la mia vita ha un valore e che non sarà sprecata. Non ti voglio convertire, non ho bisogno di convincerti, ti dico solo che questo fa vivere meglio e fa vivere lieti di tutto ciò che accade. Amico, ti voglio bene. E capisco anche che in questo momento ti senta mancare tutto, ma ti dico la mia scoperta. Il punto non è essere a posto,
perché nulla ti può riempire, nemmeno la ragazza più bella del mondo. Il vuoto della lettera di prima, il buco nello stomaco del 57enne, nulla ti può riempire, ma anzi ciò che salva è non essere perfetti e stupirsi davanti a tutte le circostanze. La vita è una battaglia, il percorso è lungo, ma si può sempre uscire dall'inferno a rivedere le stelle. Io sono lì con te, con affetto. E mi ha confidato che quando poco tempo prima lui si era trovato nella stessa difficoltà, fu proprio la lettura dell'Inferno di Dante e la comprensione di quell'incredibile "uscimmo fuori a rivedere le stelle", l'ultimo verso dell'Inferno, a convincerlo di una possibilità. Ecco, sono due estremi, un ragazzo di 18 anni, un uomo di 57. Sono due estremi della stessa domanda. Io mi meraviglio, mi commuovo, mi stupisco che accadano queste cose in modo anche quantitativamente significativo. Da che cosa? Non dalla dalla particolare esegesi che so fare della Divina Commedia, perché non la so fare, ho studiato poco nella vita. Quando i miei alunni, qui vedo tutti i ragazzi, quando i miei alunni aspiranti ragionieri bergamaschi, quindi dal punto di vista culturale non proprio dei fulmini, quando i miei alunni dicevi una parola in latino gli sembrava che sei un genio, uno che parla latino, allora ogni tanto facevano la battuta o la domanda: ma prof, ma lei come fa a essere così intelligente? Solo perché avevo detto una parola in latino. Io rispondevo: ragazzi, a me è andata bene, non sono andato a scuola, mi perdonino gli insegnanti e tutti quelli che amano la scuola quanto me, ma la battuta voleva significare che un amore per la vita, un amore per le cose, non si impara attraverso i libri, si impara attraverso dei testimoni, questo sì. Ecco, io, che succedano queste cose, che succeda la mostra di Como, che 80, cosa sono, almeno quelli che ho incontrato io quella sera, erano, quel giorno che sono venuto, erano 80 ragazzi che si sono messi a disposizione per spiegare Dante ai loro coetanei, ma vi par normale? 130 a Verona, 40 a Desenzano sul Garda, 28 o 29 a Clusone sulle Prealpi bergamasche, 80 a Como. Da dove arrivano? Perché arrivano? E vogliono buttare via tempo e energie gratis? Molti non hanno nemmeno il credito formativo per parlare di Dante ai loro compagni che verranno in visita alla mostra. Cosa sta succedendo? Ecco, io, insomma, per aiutarci a capire, a godere di Dante, posso solo raccontarvi quello che è successo a me. Io sono il quarto di 10 figli, di due genitori contadini, semplicissimi, parlavano solo bergamasco, quindi quando sono diventato insegnante italiano volevo fare i raduni con gli insegnanti di lingua straniera, perché per l'italiano l'ho imparato dopo, da bambino si parlava solo in dialetto bergamasco. Due persone semplicissime che hanno tirato su 10 figli, il decimo è nato quando il primo aveva 15 anni, fate voi la media del ritmo, e a un certo punto mio papà si è ammalato di sclerosi, neanche a farlo apposta, la stessa malattia del signore che ha scritto la lettera. Insomma, non è che ho patito la fame, dico sempre, sarebbe forse eccessivo. Uso l'espressione che tante volte sono andato a letto con tanto appetito. Se non era fame, c'eravamo vicini. Poveri, insomma, poveri. E quando il papà ha perso il lavoro, eravamo lì in 10, mi ha detto: caro Franchino, tocca a te, rimboccati le maniche, c'è da lavorare. Era l'estate della prima media e racconto l'episodio che ha così bene sintetizzato Sua Eminenza
che quando lo sento raccontare dagli altri mi commuovo io, perché in quell'estate della prima media mio padre mi mandò a fare il garzone in una gastronomia, una rosticceria importante di Bergamo città. Non ero mai stato a Bergamo città. E per 3 mesi, tutta l'estate, ho lavorato. Ho lavorato come garzone in questo posto dove i padroni del negozio mi ospitavano anche a dormire, in modo da non dover fare avanti e indietro. Andavo là il lunedì mattina presto, tornavo a casa il sabato sera e si lavorava. C'era mica le garanzie di oggi. Mi volevano bene, ma ti facevano lavorare come è giusto. E io ero molto appassionato di letteratura, perché quell'anno, in quella prima media, avevo avuto un insegnante di lettere in prima media, prima, seconda e terza media, meravigliosa. Un insegnante che sapeva fare l'insegnante. Aveva le 3 caratteristiche del bravo insegnante. Amava la vita, cosicché era curiosa lei di imparare sempre qualcosa di nuovo. Amava noi, gli alunni che aveva di fronte, e amava ciò che doveva insegnare. Quando un insegnante ha queste 3 caratteristiche, beh, comincia a essere un buon insegnante. Bene, abbiamo fatto, sono le medie degli anni, cos'era, 66, 67, molti di voi sono troppo giovani per ricordarlo, erano anni dove si andava a scuola e si tornava avendo imparato delle cose, giuro, cioè te andavi a scuola e tornavi imparato, tornavi con delle cose nella testa e contento anche di averle imparate. Bene, allora da programma ministeriale, inferno in prima, purgatorio in seconda, paradiso in terza, media. E io mi ero appassionato, leggevo le mie cose, studiavo, imparavo a memoria quel che c'era da imparare e poi sono andato appunto a lavorare, estate della prima media, 11 anni. E una sera arriva il padrone, alle 11 di sera, ero appena andato a letto, mi dice: guarda Franco, è successo un qui pro quo, insomma un inconveniente, c'è giù il camion di rifornimento, non era solo vino, perché potrebbe suonare un po' così. C'era l'acqua, l'aranciata, insomma tutto quel che c'è da bere in un negozio. E c'è da scaricare, non c'è nessuno, l'autista è andato a dormire perché riparte domani mattina presto, bisogna scaricare il camion. E da solo quella notte ho scaricato sto camion nel magazzino del negozio, che era un seminterrato, e quindi figuratevi, avevo già lavorato tutto il giorno, già sei lontano da casa, i tuoi amici sono al mare o ai monti o a giocare a pallone e te sei lì a lavorare 12 ore al giorno. Ti chiamano alle 11 di sera a scaricare un camion, quindi piangevo, insomma, 11 anni, frignavo sulla mia triste sorte di esule. Fate voi i link del caso. Sulla mia triste sorte di esule piangevo, ma ricordo, vi giuro, come fosse in questo istante, l'ho sempre raccontata così, il momento in cui quel pianto si è tradotto, si è cambiato in un pianto di consolazione. Perché? Mentre scendo la scala con sta cassa pesante di bottiglie, improvvisamente la memoria va a pescare quei versi che citava Sua Eminenza prima. Sono versi del Paradiso, dove il Trisavolo Cacciaguida predice a Dante l'esilio con queste parole: proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, cioè com'è amaro comunque, e lavoravo in una gastronomia, com'è amaro comunque il cibo mangiato lontano da casa, lontano dagli amici, da tuo papà, dalla tua famiglia, dalla tua terra, e com'è faticoso salire e scendere le scale in casa d'altri. E come, cosa che dice, proverai siccome sa di sale lo pane altrui, e come duro calle, duro sentiero, lo scendere e il salir per l'altrui scale. Io vi giuro, me lo ricordo proprio, che sono rimasto lì con la cassa in mano e sono scoppiato a piangere, ma stavolta di gioia, perché avevo 11 anni, quindi l'ho formulato così, dicevo, ma sono io,
Sono andato a casa e gridavo ai miei compagni di classe quel sabato, domenica. Sono corso dalla profe Mazzolini, e le ho chiesto: ma profe, ma come fa quello là a sapere di me? Come fa a sapere come sto? Perché sono tornato a casa urlando veramente: Dante parla di me, Dante parla di me, sono io. Mi ha fotografato. Io cercavo di mandare a casa qualche bigliettino ogni tanto per dire alla mamma: sto male, non ne posso più. Insomma, non trovavo mai le parole. Non trovavo le parole. Improvvisamente mi vedo fotografato in modo clamoroso da tre versi di un tizio di 700 anni prima. Fu uno stupore immenso. Come fa Dante a sapere come sto? Fu la scoperta di cosa fosse l'interesse. Quando ci lamentiamo che i ragazzi non provano interesse. Interesse, essere dentro. Io ero a tema nella Divina Commedia. Dante parlava davvero di me. Parlava davvero a me. E lì è partito un amore per la Dante, per la letteratura, che non si è più fermato. Anche se poi non ho potuto fare le superiori, perché ovviamente ho dovuto lavorare, avrei voluto fare il classico, avrei voluto tante cose, ma cos'è che mi diceva mia nonna? Che l'erbavoglio non cresce nemmeno nel giardino del re. Tutte le volte che volevi qualcosa ti diceva così. E avrei voluto tante cose, invece sono andato a fare l'operaio nelle fabbriche dei dintorni fino a 18 anni. C'avevo i turni di notte perché pagavano il doppio e portavo a casa quel necessario, insomma. Ho dato poi la maturità da privatista in 3 mesi. Ragazzi, quando si studia davvero bisogna darci dentro, eh? 3 mesi, cioè 100 giorni. Pensate, sono rimasto a casa dalla fabbrica il 1° di marzo, marzo, aprile, maggio. L'11 giugno c'era l'esame, che è durato un giorno intero, tutte le materie di tutti e 4 gli anni. Sono andato via di casa 100 giorni, non sono più tornato. E avevo da rispettare un programma che avevano preparato degli amici con le 1600 ore di studio previste, 16 ore per 100 giorni. Ce l'ho fatta, insomma, è andata bene, e così sono diventato maestro, ho fatto la maturità magistrale e l'università uguale. L'ho fatta pian pianino, andando solo a dare gli esami, non potevo frequentare. Quindi non ho una formazione accademica, scientifica, eppure... Spero che non lo diciate troppo in giro, insomma, se ci sono dei giornalisti, dopo taglia tu questa parte qui, mi raccomando. Insomma, sono riuscito a passare per un grande conoscitore di Dante e mi viene da ridere tutte le volte, non è vero. I miei figli hanno studiato il Contini, hanno fatto tutto, Auerbach, ti citano la critica dantesca così, ma io telefono a loro quando ho dei dubbi, ne sanno molto più di me. Cos'è che ha vinto? Cos'è che ha avvinto migliaia di ragazzi? La dico con le parole dei giornalisti un po' sciocche, ma professor Nembrini, qual è il trucco? Come fa lei a interessare a Dante ragazzi di oggi, di 15 anni, di 16 anni? Qual è il trucco? A me da ridere gli dico: non c'è nessun trucco, è che forse non avete capito che a me di Dante non me ne frega niente. Quando sto davanti a dei ragazzi, mi importa di loro. Anzi, li invito espressamente a essere loro interessati, non a Dante, ma a se stessi, al proprio desiderio strutturale. Dicevo sempre nella prima ora di lezione: ragazzi, non vi chiedo di aver voglia di studiare. Come fa a avere voglia di studiare? A quell'età si ha voglia di fare altro. Vi chiedo un po' di tenerezza per voi stessi, che vi entriate da quella porta dell'aula, almeno nelle mie 3 ore di italiano, col cuore in mano, col coraggio di dire la verità su ciò che vi fa star bene e su ciò che vi fa star male, sulle ferite che la vita comincia a farvi sentire, sulle cose belle che vedete. Vivete all'altezza del vostro desiderio, come ricordava prima Sua Eminenza. Questo solo vi chiedo. Perché? Perché è facile. Se loro fanno così,
Se loro entrano e quando ti guardano hanno una domanda vera, tu devi rispondere. Non puoi mica far finta di niente. Ma l'insegnante non è uno che dà le risposte, è uno che aiuta a capire le domande. E poi le risposte se le devono cercare. Ecco, l'insegnante aiuta a capire le domande e sa dove andare a pescare, dove accompagnare i ragazzi a trovare le risposte. Machiavelli, lettera a Francesco Vettori, chi se la ricorda? Venuta la sera mi ritorno nel mio scrittoio e lasciate quelle vesti quotidiane piene di fango e di loto, quello che i ragazzi dicono lo schifo di tutti i giorni, ma perché lo sentono dagli adulti, chiusa parentesi, lasciate quelle vesti quotidiane piene di fango e di loto, mi metto vestiti, panni reali e curiali, e vestito con decentemente entro nelle antiche corti degli antichi uomini, dove da loro ricevuto amorevolmente mi pasco di quel cibo che solo è mio e che io nacqui per lui, dove non sento più per 4 ore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte, tutto mi trasferisco in loro. Ecco, io leggevo questo e dicevo ai ragazzi, ragazzi, so la strada, io so dove sono le antiche corti degli antichi uomini, vi porto là e sarete voi a fare le vostre domande a Dante e Dante darà le vostre risposte, non le mie, cosa ne fate delle mie? Dovete avere le vostre, io vi porto da Dante, io vi porto da Leopardi, io vi porto da Manzoni, si capisce? Ecco, facendo così mi è sempre sembrato utile il mio mestiere di insegnante. Poi è capitato una volta che un figlio mi dice, papà tu vai in giro a fare gli incontri, parli con gli altri, a noi figli non dici niente, che papà, non vi dico gli aggettivi che usa, gli dico dai, qual è il problema, era un'interrogazione su Dante a lunedì evidentemente, allora gli ho detto dai, domenica sera sono a casa, ti do una mano. Ci troviamo quattro, i due figli e due loro amici, e li introduco alla Divina Commedia, come ho fatto stasera con voi, e a l'una ho dovuto mandarli via, e non si finiva più di andare avanti. Allora gli ho detto, vai, andiamo avanti domenica prossima se vi piace. Quell'anno, era il 2002 mi sembra, 2002-2003, quell'anno sti ragazzi che venivano a casa mia, la chiamavano la domenica sera, aumentavano sempre. A marzo, questo cominciava a ottobre, a marzo di quell'anno ho voluto contarli, sono messo lì sulla porta con i miei figli, eravamo ormai in una palestra di una scuola, erano 284 ragazzi. E io ho detto, sta succedendo qualcosa, voi cosa avreste pensato? Sta succedendo qualcosa. 284 ragazzi di Bergamo e dintorni, della Lombardia, che si danno appuntamento a leggere Dante invece che ammazzarsi di canne, è una roba da non credere. Bisogna capire. E lì è stata la prima scoperta che ho fatto di un desiderio grandissimo che i nostri figli hanno di capire queste cose, di condividerle, di poter essere se stessi e trattati da grandi, trattati da persone grandi, o almeno da persone con un cuore grande. E allora, poi abbiamo cominciato a trovarci, sono diventati grandi, passava il tempo, andavano all'università, mi chiamano anche all'università a fare queste chiacchierate su Dante, e finché una sera in un bar di Milano avevamo tutti bevuto quanto basta, QB, cioè quel punto preciso in cui tutti diventano dei geni, ancora un bicchiere e sono tutti ubriachi fradici, ma un momento prima vengono le idee, e a uno di loro è venuta l'idea, Franco facciamo la 100 canti, cioè facciamo un'associazione dove 100 di noi troviamo, proponiamo ai nostri amici 100 ragazzi che studiano a memoria, ma preciso, un canto della Divina Commedia, in modo che se bruciassero tutte le Divine Commedie del mondo, noi saremo la Divina Commedia vivente. Mi è parsa una buona idea, avevo bevuto anch'io abbastanza evidentemente, e il giorno dopo eravamo al notaio, alla ricerca di un notaio, e abbiamo fatto l'associazione 100 canti, che ha fatto 3 volte, quasi 4 volte il giro,
100, poi altri 100, poi altri 100, e io vedo questi ragazzi fare il direttivo, le audizioni, perché si entrava solo dopo aver recitato il proprio canto a memoria davanti a una commissione, cioè una roba serissima. Ho fatto incontri in giro per la Lombardia, a Milano, dovunque. Vederli così seri, così entusiasti, così grandi, per me sono stati tra gli anni più belli della mia vita. Comunque la 100 canti è andata avanti, poi voi che sono diventati grandi, si sono sposati, tornati alle loro case, eccetera, il gruppo dirigente si è un po' sfaldato e io ho chiuso l'associazione, buonanotte. Nel frattempo, e qui siamo al dunque, nel frattempo accade che mi ammalo, devo lasciare l'insegnamento per una malattia che non fa dormire, e pensavo di essere al declino della mia esistenza professionale, e invece in concomitanza con la malattia, cioè con lasciare l'insegnamento, perciò dico a volte si può dire Dio benedica la malattia, in concomitanza con l'insegnamento che non posso più insegnare, la voce era girata, cominciano a chiamarmi in tutta Italia a fare queste chiacchierate su Dante, e io in giro a parlare. Poi arrivano le mamme, ma come parli i nostri figli che arrivano a casa la sera, che vedono Beatrice fuori dalla finestra, sugli alberi, dappertutto, invece che ammazzarsi di canne, pensano a Beatrice, ma a noi mamme non dice niente nessuno mai. Siamo lì chiusi in casa a far da mangiare, a curare i bambini, io subito, a me queste cose qui mi pigliano, subito ho in 3 anni fatto il corso Dante per le massaie. Manifesti dicevano proprio così, Dante per le massaie. In 3 anni abbiamo fatto Inferno, Purgatorio e Paradiso, e poi mi ha chiamato TV 2000 a fare le 34 puntate famose, e poi quando devo fare le puntate a TV 2000 del Paradiso, avevo il desiderio di una statua di Dante come scenografia che accompagnasse le 13 puntate del Paradiso. Ma dove trovo una statua di Dante? Incredibilmente, proprio in quel momento, in quel periodo, mi fanno conoscere uno scultore, un personaggio straordinario, terza media, mai fatto un'ora di liceo artistico, modella l'argilla, ma in un modo veramente incredibile. Ci conosciamo, dopo un quarto d'ora ci innamoriamo uno dell'altro, te la faccio io la statua di Dante per la TV. Dai, proviamo, vediamo, come la vuoi? E io gli rispondo, una statua intera, e ce n'è, c'è quella di Firenze, c'è quella di Verona, c'è quella... No, gli ho detto, una statua intera vuol dire una statua di Dante travolto dall'incontro con Beatrice, perché se non è evidente questo incontro tra i due, non esiste Dante, non esiste neanche la commedia. Io avevo proposto alla Mondadori di fare la prima Divina Commedia al mondo in 4 volumi, Vita Nova, Inferno, Purgatorio e Paradiso, perché mi è sempre sembrato che l'incontro con Beatrice per Dante sia stato assolutamente, ma lo dice lui, non devo spiegarvelo. Insomma, lui capisce, ci troviamo a leggere Dante diverse volte di Ferrara, ci troviamo a leggere Dante e parte, in 3 anni ha fatto un lavoro pazzesco, incredibile, che adesso vi faccio vedere con 2 o 3 non diapositive, come si chiamano adesso, 2 o 3 cose, fotografie, perché ha capito perfettamente quel che volevo dire. Il segreto della Divina Commedia è la lotta contro la menzogna moderna della nozione di individuo, che non esiste, l'individuo non esiste. La persona è relazione, è rapporto, anzi il bene e il male, il peccato e la salvezza passano da lì, dall'accettazione della vita come rapporto, come dipendenza da un padre o dal suo rifiuto. Non c'è altro che definisca il cuore dell'uomo. Allora lui, che capì, fece questa cosa meravigliosa, provo a girarmi per vedere se riesco a spiegarmela. Voi la vedete tutti bene o da noia che io stia qui? Posso stare qui?
Allora, questa è la visione intera di una delle coppie, delle sette coppie che la legge consente di fare, considerate opere d'arte a tutti gli effetti, cioè non è produzione industriale, sono firmate dall'autore, eccetera. Questa è una delle sette coppie in resina, l'originale in argilla è a Firenze, in un pensionato universitario, e quindi è finita a Firenze tra i giovani, è un motivo di contentezza che non avete idea. Allora, la vedete, è fatta da due statue in realtà, un alto rilievo di 3 metri per 3,40, una bestia, una roba gigante, dove c'è Beatrice, riusciamo a vederla più da vicino, meglio, si può fare qualche operazione così? Ora, ancora, dai, che ce la facciamo, dai, è più o meno. Beatrice che porta avanti l'esperienza dell'infinito, del cielo e del mare. Poi però, vista solo così, ho detto a Adelfo, lo scultore si chiama Adelfo, primo figlio della prima famiglia che fonda Nomadelfia con Don Zeno. Questa è la sua origine così solidamente cristiana. Gli ho detto, Adelfo, però così potrebbe sembrare la Venere dei classici nata dalla spuma dell'oceano. Cioè, Beatrice, Dante la vede nel carro, sul carro della Chiesa. Fa un gioco che leggerete letterario che la identifica con Cristo. Proprio la presenza di Cristo nella vita di Dante ha un nome e un cognome, Beatrice. Non si può lasciarla lì che vive fuori dalle acque dell'oceano. Allora sopra abbiamo realizzato una sintesi della visione di Dante nel Purgatorio con il carro della Chiesa, che lui ha voluto rappresentasse la Basilica di Noto in Sicilia, barocco siciliano, cui è particolarmente affezionato. Per esempio ci sono le tre giovani danzanti davanti alla Chiesa, sono Fede, Speranza e Carità. Sul Sagrato ci sono i quattro evangelisti. Qui a sinistra, a dare inizio alla rappresentazione, il grifone, doppia natura, animale mitologico, leone e aquila insieme, che è Cristo, la doppia natura umana e divina, e dietro 2000 anni di storia cristiana che va dietro al carro della Chiesa. E così è venuto quest'opera, dopo forse ci sarà qualcosa di simpatico da dire, e l'abbiamo voluta proprio insieme così. Dante è letteralmente sconvolto. Avete presente le statue di Dante che ci sono in giro? Mortali. Incazzato sempre. Un librone della brutta Eva in mano, ma chi c'ha voglia di andargli dietro a uno così? No? E invece Dante prova un'altra dia. E invece il nostro Dante è questo. Si riesce a inquadrare gli occhi. Ma dopo è l'inizio della mostra, quindi se andate a vedere la mostra ve lo potete ammirare dal vero. Due occhi incredibili e l'espressione di uno che proprio si picchia la mano sulla testa per dire boia, ma che roba! Così, anzi non fa così con la mano, si tiene il cuore perché l'emozione è troppo forte e gli toglie il respiro, no? Si butta via il cappello perfino dalla botta che si dà in testa. Poi Adelfo è un tipo originale, ci sono dei particolari interessanti che noterete da soli. Per terra ai suoi piedi c'è dei rametti e dico a Adelfo, cosa sono quei rami? L'ulivo. Come l'ulivo, Adelfo? L'ulivo era la corona, l'alloro, dice. L'alloro. Ma l'alloro era la corona poetica con cui venivano in... No, ma secondo me a Dante non gli fregava niente, l'ho messa per terra. Ci sono queste interpretazioni bellissime. L'amicizia con lui. Contemporaneamente incontro per caso Gabriele Dell'Otto, non so se sapete chi è, qualcuno lo sa, i giovani certamente, in una parrocchia di Roma. Vengo chiamato a spiegare, faccio le mie tre incontri, Inferno, Purgatorio, Paradiso, poi la gente ti viene a salutare, a ringraziare, arriva un tizio che dice con molta semplicità, sono un disegnatore, volevo salutarla, ringraziarla, ogni tanto mi verrebbe voglia di disegnare qualcosa di Dante,
E io, bravo, prova, ciao, arrivederci, cioè non è che... Appena va via, i ragazzini della borgata mi saltano addosso e mi dicono: Franco, Franco, ma sai con chi parlavi? Con chi parlavo? Con Gabriele Dell'Otto. E chi è il Gabriele Dell'Otto? Io, sapete, sono fermo a Tex Willer, quindi con i comics non sono molto aggiornato, e scopro che Gabriele Dell'Otto è uno degli otto al mondo, l'unico italiano, che per la Marvel americana illustra i supereroi. Cioè quello che disegna l'Uomo Ragno, Batman, tutti quei mostri, eccetera, è l'unico in Italia che per la Marvel fa questo di lavoro. Cioè il più importante disegnatore, illustratore che abbiamo in Italia, nel mondo dei comics, nel mondo dei fumetti. Allora mi aveva lasciato il numero, lo richiamo, vado a trovarlo nello studio per curiosità mia, e vedo uno strano quadro dove si vede uno che capisco essere Dante e due fiamme. Guardo il quadro e gli dico: ma scusa Gabriele, cos'è quel quadro lì? È l'Ulisse di Dante, è il primo quadro che ho voluto fare. E io gli dico: ma scusa, fammi capire, se è l'Ulisse, la nave, il naufragio, la bufera, la montagna, il purgatorio, cioè, oppure l'arringa, i compagni che facciano le colonne d'erba, non so, qualcosa, no, due fiamme e basta. E lui mi ha dato la grande risposta che ha originato tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Mi ha detto: no, se io dovessi dipingere tutta la Divina Commedia, farei vedere quello che vede Dante. Poi il visitatore, quello che guarda i miei quadri, immaginerà quel che vuole immaginare, ma fa il percorso di Dante. Se Dante ha visto due fiamme che gli hanno raccontato la storia, lo maggior corno della fiamma antica, eccetera, il visitatore della mia mostra vedrà le due fiamme e le sentirà parlare e si immaginerà. Quando Alessandro D'Avegna mi ha chiamato per dirmi, sono andato nella sua scuola a incontrare i suoi ragazzi, gli hanno parlato di Dante, sto per uscire, mi dice: ma è vero che conosci Gabriele Dell'Otto? Lui lo conosceva bene, non come persona, ma gli ho detto: sì, l'ho incontrato a Roma, mi ha detto che forse dipinge qualcosa. E D'Avegna mi fa: ma perché non fate davvero un'opera grande? Tu commenti tutta la Divina Commedia e lui la dipinge, sarebbe un'opera? E gli ho detto: Alessandro, sono ignorante come una capra, sono vecchio come Matusalemme, sono malato come si chiamava quello là, dove vuoi che vada a mettermi adesso a fare il commento a tutta la Divina Commedia? Ma te sei scemo, cioè non gliela fa, possibile? Ma ha voluto lo stesso combinare un incontro, io, D'Avegna, Dell'Otto e l'editore Mondadori. In questo incontro a Roma si è concluso con Mondadori che dice: se mai un giorno farete questo lavoro insieme, lo farete con la Mondadori. E io gli ho detto: va bene, buongiorno, ai posteri l'ardua sentenza e ciao. E invece ha cominciato a rodermi qualcosa dentro e ho detto: no, bisogna farlo solo da solo. E mi è venuta quella notte la grande ispirazione. Ho chiamato i ragazzi della Cento Canti, quelli del direttivo, nel frattempo diventati tutti insegnanti, presidi, rettori di scuole anche prestigiose, e gli ho detto a uno: te, ma succede così, 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 lo faresti con me? Tutti mi hanno detto di sì. Per 7 anni ci siamo trovati 4 o 5 volte all'anno a casa mia, venerdì, sabato e domenica, e una settimana d'estate all'Isola d'Elba in campeggio a parlare di Dante. Te commenti il canto 1, cosa vuol dire? Raccontaci come lo vivi tu. E quando lo spieghi ai ragazzi tuoi, ai tuoi, a Reggio Emilia piuttosto che a Rimini, piuttosto che a Sondrio, cosa succede, cosa dicono? E tu come rispondi? Abbiamo riletto in 7 anni tutta la Divina Commedia così, in questo modo, 12-15 persone, giovani, gli altri, a parte me, che si raccontano cosa succede leggendo la commedia. E ne è venuta l'edizione Mondadori.
Pochi mesi dopo che è uscito L'Inferno, ricevo una mail di due ragazzi di Palermo che fanno la cattolica a Milano e che mi mandano una mail dicendo: vogliamo fare una mostra. Li incontro e gli ho detto: se volete fare qualcosa fate, io non ho né tempo né... Insomma, per farvela breve, due ragazzi da soli di Palermo hanno realizzato una mostra sull'Inferno di Dante pazzesca, allestita benissimo, con tutti i sacri crismi, piccolina, c'erano solo alcuni quadri, ma hanno voluto mostrare non Dante, non solo Dante, non solo Gabriele Dell'Otto, non solo i commenti di Franco Nembrini, volevano, e ne abbiamo proprio parlato a lungo, raccontare ai loro compagni di università che Dante è interessante, che ti aiuta a vivere, che è una miniera di saggezza e di profondità. E così hanno realizzato questa mostra con i quadri di Dell'Otto, 12 mi sembra, e a fianco il Pannelli con le loro riflessioni, anche con delle domande che non avevano ancora trovato risposta, lasciate lì e proposte però ai loro coetanei, ai ragazzi dell'università. Fu un'esperienza incredibile. Quando nel centenario vado a Verona, mi chiama il vescovo e mi dice: Verona vorrebbe fare qualcosa in occasione del centenario di Dante, terza città dantesca, è stato ovvio, sono rimasto fulminato da quell'idea là e ho detto: facciamo così, se mi trovate un po' di ragazzi che ci hanno voglia di studiare, che ci hanno voglia di lavorare, lo facciamo, facciamo una cosa fatta bene insieme. 130 ragazzi, mossi evidentemente dai loro insegnanti, hanno fatto un corso con me. Abbiamo allestito una mostra la primavera scorsa di 2 mesi, 18.000 visitatori, tutti ragazzi, e 130 guide, tutti ragazzi. Una mostra proprio con quel criterio là. Questo è il catalogo. Le scritte che vedete qui, potrete trovarlo quando visitate la mostra, sono le loro. Il titolo della mostra l'hanno inventato loro. Il mio inferno. Dante, profeta di speranza, capite? Tra loro ne parlano, ne fanno, hanno fatto uno spettacolo teatrale, hanno fatto di tutto, e tu visitavi la mostra e trovavi una scritta sul muro che sembra non c'entrare in niente: sei degno di tutto. L'inferno è la fine di tutto, la fine della speranza, la fine di ogni possibile bene, ma si può sempre uscire a rivedere le stelle. Questo era il tema della mostra. Sono successe cose durante quei 2 mesi che tutte del livello di questa lettera che vi ho letto. E allora visitatori che sono arrivati, insegnanti, perché non la possiamo fare nella mia scuola? Insomma, procedi. Abbiamo incontrato 20 scuole con cui l'abbiamo realizzata, grazie anche a un finanziamento Cariplo, un bando per le scuole, e 2 città, Desenzano sul Garda e Como, erano già pronte a fare la cosa a livello, cioè non una riduzione come nelle scuole o nelle piccole parrocchie o nei piccoli comuni, proprio la mostra di serie A, quella di Verona, anche meglio se si riesce. E abbiamo cominciato a lavorare forti dell'esperienza che avevamo fatto fin qui. E giusto per darvi un'idea, se possiamo vedere qual è stata la forza della mostra, che chi veniva a vederla vedeva i quadri, vedeva i commenti dei ragazzi, sia i pannelli sia le scritte in giro, e vedeva dei video, li chiamiamo approfondimenti, preparati insieme, devo dire, alcuni giovani bravi, e il delegato vescovile di Verona alla cultura, tale Don Martino, fantastico. Abbiamo fatto insieme i testi. Insomma, io volevo dire questo: io ho visto orde di ragazzini delle medie. Avete presente quando vanno in gita i ragazzini delle medie? Cioè, sembra proprio da rinchiudere. Fanno i cretini, si insultano, si tirano le arance, i panini, le bottiglie, cioè fanno i cretini,
li vedevo entrare alla mostra così e li vedevo uscire dopo 40 minuti, vi giuro che uno si chiedeva ma cosa è successo là dentro, sono gli stessi che un'ora fa facevano i cretini in modo, uscivano pensosi, capo basso o bisbigliandosi qualcosa, le ragazze naturalmente più sensibili con la lacrima, piangendo, e poi ti raccontavano i loro drammi suscitati dalla visita alla mostra e dai video. Vi ho, per chiudere, vi ho portato uno dei tre video della mostra, così vi viene voglia di andarla a vedere davvero, che è il video realizzato per spiegare Paolo e Francesca e dirvi qualcosa della modernità della Divina Commedia. Possiamo vederlo? Dopo la pianto, tranquilli. La passione. Tutto ti sembra grigio, senza gusto. E poi ho incontrato lui. E lui ha incontrato me. Ed eccola la vita a colori. Tutto inizia ad avercelo un gusto. Abbiamo fatto della passione il nostro padrone. Ma per te, caro Dante, la tua bella Beatrice è tutta e solo nella tua testa. Ma secondo te, io, di un amore platonico, che me ne faccio? Quando ti prende la passione non esiste nient'altro. Solo io e il mio Paolo. Non c'è ragione che tenga. Sono nella tua testa. Ci sentivamo invincibili. La passione. Colori. Tutto diventa lecito. Tutto ci era concesso. E quando ti senti amata, tutto ti sembra possibile. Tutto ci era concesso senza nulla rimproverarci. Non è amore questo? Ingenui noi. Complici. Può darsi, magari inebriati dalle parole del possente Lancillotto e della bella Ginevra. Parole nutrimento, dell'anima, del corpo. Sorsi di vino raffinato che libera la mente dalle sue catene. O forse eravamo complici. Catene? Sì. Complici del desiderio altrui. Noi due abbiamo chiuso gli occhi davanti alla ragione, abbiamo confuso l'amore con la passione. Ma tu, Dante, che ancora lo insegui l'amore, che ancora puoi sognare, va. Va dove ti porta il cuore. Ma non dimenticare la ragione. Niente che i ragazzi si sentono dire come siamo riusciti, Però che l'amore non è una rinuncia alla ragione, ma è quel fenomeno umano per cui stanno insieme istinti, sentimenti e ragione. Vai dove ti porta il cuore, ma non dimenticare la ragione. È una cosa che non si sente più dire da nessuno. Ed escono dalla mostra e ti chiedono perché, cosa vuol dire. E guardate che rispetta il testo dantesco, Cioè, quando dicono così Paolo e Francesca, è quel che dice Dante. Quando dicono siamo stati schiavi della passione, quando dicono sono le espressioni che Dante usa per il girone lussuriosi. Non avevamo alcun limite, tutto ci era lecito, è il verso in cui parla di della prima delle donne che vede nel girone lussuriosi, quella che licito fe libito in sua legge. Per torre il miasmo di in che era condotta, però sono un po' stanco, per dire che non è un'invenzione, un adattamento, è il testo di Dante così come un ragazzo oggi lo può sentire, lo può vivere, lo può... Ecco, 40 minuti, 50 minuti così, voi capite che vuol dire tanta roba. Se poi te lo spiega un ragazzino come te, o con pochi anni più di te, quella ragazza che passava mentre allestivamo la mostra, passava a fare, non so come si chiama, correva, insomma. Noi della mia generazione non eravamo così, non andavamo a correre per niente,
correvi lavorando e non c'era bisogno della palestra. Da Laura era la palestra, però ti pagavano, adesso si paga per andare a fare, va bene. Questa qui passa, si incuriosisce, vede gente che lavora, strane figure, chiede di che cosa si tratta e chiede di poter diventare una guida anche lei, viene a tutti. Quando l'ho incontrata le ho detto, ma scusa, perché? E lei serissima dice, Franco, passavo di qua, ho messo dentro la testa, ho visto le prime immagini di Dell'Otto, i primi quadri, e ho sentito una voce che mi diceva, benvenuta, bentornata, era tanto che ti aspettavo, era Dante che mi chiamava. Me l'ha detto come se uno avesse visto la Madonna e ci raccontasse un'apparizione, con una naturalezza, Dante mi ha chiamato, mi ha fermato e mi ha detto benvenuta, era tanto che ti aspettavo, e mi ha raccontato tutti i drammi che stava vivendo e che aveva il coraggio di riprendere in mano insieme a Dante. Ecco, io chiudo con un augurio, magari intanto scorrono due o tre quadri di quelli che vedrete, certo visti così, viene da piangere, io non li guardo neanche, mi viene nervoso, andate a vederli alla mostra, che sono una roba veramente incredibile, così poi faremo la mostra del Purgatorio l'anno prossimo, quella del Paradiso l'anno dopo, ovvero ci dio locale lì. Beh, i quadri che ho scelto sono i centauri, ma non si godono, non si vedono così. Riesci a far vedere gli occhi del bambino? Questo è il limbo. E c'è quel Dante, pensate il genio di Dell'Otto, rappresenta il limbo facendo vedere perché Dante si gira pensoso, quasi arrabbiato, perché andando ha incrociato le anime dei giusti, che è ingiusto che siano all'inferno. Solo che non avevano il battesimo, insomma c'è tutto quel tema lì. Ma quando vedrete gli occhi del bambino, perché ci sono i bambini non battezzati al limbo, quando vedrete quegli occhi capite che razza di immedesimazione ha potuto vivere Dell'Otto canto dopo canto. Bene, io concludo, e cosa volete vi dica? Andate a vedere la mostra e credete. Aiutiamoci insieme a credere che il cuore dei nostri ragazzi è grande. Aspettano una proposta grande, questo sì. Noi tradiamo i nostri figli perché li trattiamo da bambini. Gli proponiamo troppo poco. Hanno bisogno di una proposta alta. Quando ricevono una proposta all'altezza del loro desiderio, la riconoscono e diventano macchine da guerra, cioè non li fermi più, come amicizia, come rapporti, come capacità di sacrificio. Invece che parlarne male, trattiamoli bene e vedrete che, ma lo vedrete anche durante l'esposizione della mostra qui, succederanno cose incredibili e vorrei che me la raccontaste. Dopo torno a sentirmi dire com'è andata. Io mi fermerei qui. Va bene. Dell'applauso vuol dire che siamo stati all'altezza delle attese. Però ecco, mentre lasciamo che Dante ci osserva, siccome le cose belle non devono esaurirsi negli episodi e quindi c'è la volontà anche di fare in modo che attraverso una piccola sorpresa di cui ci parlerà adesso Marco Molinari, che è direttore della CDO, rimane la bellezza di quello che si vive. Adesso Marco ci spiega in che modo. Grazie Enrica. Innanzitutto
parlare dopo Franco Nembrini non è mai saggio, quindi sarò velocissimo oltre a essere difficile, però l'occasione era troppo importante e la presenza di tutti voi, non solo la bellezza nel luogo in dove siamo, non potevamo appunto non approfittare di questo momento con appunto anche una mostra proprio qui vicino a San Pietro in Atrio. Grazie ancora al Comune, a tutti quanti hanno contribuito per poterla rappresentare, ma soprattutto una mostra dove vede e ha già visto coinvolto più di 80 ragazzi delle nostre scuole a fare le guide e già oltre 500 prenotazioni, quindi 500 ragazzi che verranno a visitarla. La mostra, dicevamo, dove ci sarà anche l'ultima delle copie, giusto Franco? L'ultimissima copia della statua, così ampiamente, così ben rappresentata dal nostro professor Nembrini, e noi avremo un desiderio come Compagnia delle Opere e anche come con una cordata di imprenditori avremo un desiderio appunto di, l'abbiamo acquistata, e donarla a lei, Eminenza, donarla alla Diocesi, donarla alla città di Como, proprio perché è troppo importante il percorso che abbiamo fatto, quindi vorremmo lasciare memoria di questo e in questi anni, in questi mesi, con gli amici con la quale e con Franco stiamo portando avanti questo percorso, ci siamo accorti anche noi che qualcosa stava succedendo e quindi se vorrà accettare questo dono, noi lo facciamo veramente col cuore. Grazie. Allora, la statua, che più che una statua è una vera e propria composizione che vedete appunto alle spalle, è visibile in questi giorni appunto negli spazi espositivi di San Pietro in Atrio. Vi ricordiamo che la mostra sarà aperta dal 9 al 22 ottobre, gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, dalle 14.30 alle 17.30, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. L'ingresso alla mostra è libero, però ecco, nel caso in cui ci siano dei gruppi è sempre meglio prenotare. Io vi ringrazio per questa serata, ringraziamo ancora chi ci ha accompagnato, appunto siamo stati tutti dei Dante con due preziosi Virgilio, li ringraziamo ancora, anche se grazie Vescovo Oscar, grazie Professor Nembrini, gli rinnoviamo il nostro ringraziamento con un applauso. E per chi lo desidera, uscendo, le suore della Libreria Paoline hanno a disposizione dei libri del Professor Nembrini, così chi volesse già cominciare ad approfondire i temi che ci sono stati lanciati questa sera può già farlo. Grazie a tutti e buona serata, buon rientro. Grazie.